lavoriamo insieme da tanto tempo, siamo amici, insomma, almeno da tre giorni comunque. Esatto, nel senso, il suo fumetto è il più brutto di tutti, l'ho messo dentro solo perché siamo amici. No, in realtà sì, appunto in realtà l'ho pagato. Infatti devi ancora arrivarmi il bonifico. No, dicevo semplicemente appunto è una cosa bella perché io vedendo che il magazine funzionava, diciamo, mi sarebbe piaciuto appunto sfruttare un po' la mia visibilità per far conoscere altre persone, altri fumettisti bravi, fumettisti e fumettiste, perché appunto abbiamo messo traduttori e traduttrici che sono sì, cioè hanno già una qualità da autori affermati, ma non sono abbastanza conosciuti, secondo me, no? Appunto, alcuni di loro, per esempio Dav, aveva avuto la sua rivista in edicola in passato, però l'ha chiusa, in questo momento non sta facendo non sta facendo cose con regolarità, a parte Shonen Ciao. Altre persone, appunto, non hanno la visibilità, secondo me, che dovrebbero avere, a cominciare da Chiara Zuliani, che secondo me è la prima che apre la rivista, Chiara Zuliani con Residenza Stravaganza. Secondo me lei è un'autrice pazzesca, di una qualità incredibile. Non so se conosci Anima, che è il suo fumetto precedente, appunto è una roba incredibile che... Cioè, è un fumetto di una qualità mondiale che potrebbe tranquillamente gareggiare all'Eisner, solo che in Italia non la conosce nessuno. E io ho detto, cioè, io ho questa responsabilità, secondo me, di presentare delle persone molto brave. E per qualche motivo, appunto, mi segue un sacco di gente. Ho detto, beh, mi segue un sacco di gente che ama i fumetti. Sapete chi altri fa dei fumetti belli? queste sei persone. E quindi io faccio la copertina, la colora Elia Bisogno, così è ancora più bella. E la prima pagina un po' è l'editoriale, diciamo, e l'ultima pagina è una storia iper stupida, perché vabbè, ho pensato di metterci qualcosa anch'io. Nel primo numero mescola un po' le sei storie, dal secondo numero diciamo l'ultima storia, sempre con Origino, il personaggio originalissimo, diciamo si riattaccherà a una delle sei storie per prenderla un po' in giro. E abbiamo appena chiuso il numero 2, tra l'altro, cioè stiamo chiudendo in questi giorni. Io devo correggere ancora un refuso. Guarda, io ho mutato la conversazione perché io ho fatto tutto quello che dovevo fare, adesso fate voi. Io sono grato a te, cioè insieme, facciamo delle cose belle insieme, non no, è no, che nel senso sì, no, nel senso ci divertiamo, sono grato perché ci divertiamo a fare le robe insieme senza stare troppo magari a pensare. Cioè, nel senso, anche grazie a Sio e grazie alla sua, come dice lui, visibilità, nel senso, a volte possiamo sentirci anche più liberi di fare cose anche solo per divertirci, senza stare a pensare magari a target o a discorsi troppo incentrati sull'editorialità del progetto, a chi venderlo, come può andare, no? Quindi, nel senso, ci sentiamo molto più liberi di esprimere magari la nostra autorialità, e cosa che ho fatto tranquillamente anche all'interno di Shonen Ciao. A me piacciono i viaggi nel tempo, ho detto boh, faccio i viaggi nel tempo, e quindi mi sono messo lì e ho tirato giù una storia che fosse comunque comica, un po' di azione, c'è un filato in mezzo di viaggi nel tempo. E avrei voluto avere più pagine perché son sempre le pagine sono sempre poche in realtà. Se avessi avuto più pagine avrei fatto più ritardo nella consegna probabilmente, ma esatto. Quindi è per questo che nel prossimo numero avrò due pagine, così non farò tardi. No, quasi, nel senso che io l'unica cosa che ho detto è che siccome era un fumetto che presentavo io, l'unica cosa che si aspettavano le persone è che era un po' facesse ridere, e quindi era l'unico paletto che ho detto, diciamo, non voglio storie tristone, o cioè, per carità, si può far ridere anche con le cose che sono tristi, però diciamo in generale volevo categorizzare questa rivista come una rivista di fumetti umoristici, che è un tipo di fumetto che in realtà in Italia ha una tradizione lunghissima, ma sostanzialmente in questo momento abbiamo relativamente poco. Ratman è finito, c'è Topolino, non c'è moltissimo in edicola, soprattutto anche di riviste raccoglitori ancora meno, e quindi umoristico c'è il pubblico, ma secondo me non c'è abbastanza offerta. Il paletto è
facciamo delle storie che fanno ridere, ok, e ognuno era libero, cioè non gli ho neanche proprio chiesto, non dovevano chiedermi approvazione o niente, non sono il capo, io semplicemente ho detto guardate, cerchiamo di fare una cosa di un certo tipo e divertitevi voi, se vi divertite voi automaticamente si divertono. Noi lo chiamiamo capo quando viene in chat, ma solo perché gli dà fastidio. Sì, sì. No, comunque sì, cioè, se posso aggiungere che quando ne abbiamo parlato ormai, quanto è stato, un anno fa, tipo forse di più, appunto si parlava anche un po' di capire, cioè all'inizio si cercava di capire ma che target ci vogliamo rivolgere, a chi vogliamo parlare, che storie ci mettiamo, dobbiamo uniformarci più o meno, alla fine abbiamo deciso facciamo tipo solo una roba buffa. Ma neanche il target d'età è stato proprio ben preciso, cioè c'è chi ha fatto magari una storia un po' più per un target un po' più basso, c'è chi ha fatto una storia per un target d'età un po' più alto, chi ha fatto qualcosa che poteva essere comunque fruibile per tutti, diciamo. E anche questo è il bello. Poi è ovvio che insomma si ha scelto anche diciamo una rosa di autori e autrici che comunque erano uniti più o meno da un modo di fare fumetti, diciamo un'idea di fare fumetti comune, no? Quindi non c'è stato neanche bisogno di accordarsi troppo su determinate tematiche, perché comunque a noi piaceva a tutti fare quel tipo di fumetto lì già di per sé, insomma. Sì, una base umoristica slash cartoon, cioè diciamo non ho preso una persona che disegnava Tex, per dire, ovviamente. Beh, io disegnavo Tech comunque. Sì, è vero, ma l'ho scritto io Tech, sono solo due pagine. Beh, io penso che comunque le edicole al momento siano un sistema che usano più che altro i bambini. Cioè, i bambini comprano in edicola, ma perché? Perché magari i genitori vanno, non sanno dove andare per comprare roba dei bambini, e entrano in edicola e comprano quello che trovano lì, oppure perché comunque i bambini mandano proprio in missione i genitori per andare a farsi comprare le cose, mentre invece magari la fumetteria o la libreria è già un sistema per chi compra i fumetti in autonomia, cioè uno li va a cercare, cioè se è un appassionato di fumetti sa come funzionano, sa dove andare a cercare, va in fumetteria e libreria. Mentre invece magari appunto per un pubblico più generalista, più generale, come appunto possono essere i bambini che si approcciano al fumetto per la prima volta, l'edicola è perfetto. E appunto sì, io avendo anche un pubblico principalmente formato da bambini, è perfetto appunto secondo me per l'edicola, l'ho sempre stato. Sì, e poi comunque le edicole, con tutte le difficoltà che hanno in questo periodo, comunque si difendono ancora molto bene a livello di fumetto, soprattutto secondo me, perché cioè, bene o male cioè le 100.000 persone che si comprano i Tex, decine di migliaia che si comprano i Dylan Dog, cioè le persone che vogliono leggere fumetti ci sono, cioè le decine di migliaia di Topolino, le decine di migliaia di Scotex Magazine, anch'esso edito da Shockdom, insomma sostanzialmente ci sono pochi posti che hanno anzi non c'è un equivalente che raggiunga la stessa quantità di pubblico, perché se vendi tanto in libreria, in fumetteria raggiungi un livello, se invece vendi tanto in edicola c'è una capillarità che con tutti i problemi del caso comunque è tantissima, e quindi finché rimarrà un'edicola in Italia sarà comunque, ne varrà comunque la pena. Vendere quella copia di quell'edicola. Vendere 10.000 copie in quell'edicola, tutti in fila davanti. Tutti in fila. Esatto. No, più che altro è proprio una questione di, secondo me, le edicole, appunto con tutti i problemi del caso, sotto un certo livello non arriveranno mai. Cioè ci sarà sempre bisogno dell'edicola. Sì, ma secondo me il problema delle edicole è che, sai, sì, c'è quella cosa che chiude un'edicola al giorno in Italia, no? Tutte queste cose qui, comunque... Ma ne aprono 5! No. No, il problema è che probabilmente c'erano troppe edicole prima, cioè nel senso... magari... Nel senso, semplicemente arriveremo a un punto in cui a forza di scremarsi si arriverà al numero giusto di edicole che rimarrà lì, vendendo le cose non più magari...
i giornali, cioè nel senso che comunque è ovvio che prima c'erano tante edicole perché i giornali venivano letti molto di più a livello anche cartaceo, no? Mentre ora invece è quello online, comunque anche con un pubblico che purtroppo ne compra meno, cioè comunque cioè, ci sarà questa scrematura, alla fine rimarranno le edicole che magari faranno un lavoro anche sopra, anche parallelo non solo sui giornali ma anche su fumetti, libri, cose varie, come stanno già facendo molte edicole. Che poi, e sono poi in caso di lockdown tipo, sono una delle uniche cose che possono rimanere aperte, quindi abbiamo riscoperto questa cosa dell'edicola in quanto unica una delle tre cose che può... È fisiologica che le generazioni cambino, no? Sempre... letteralmente. No, però diciamo che la sfida più grande è, secondo me, l'umorismo. Perché l'umorismo è una delle cose che invecchia più velocemente. E ci sono certe cose che fanno sempre ridere, come una persona che cade e si fa male. E invece tutto il resto cambia molto velocemente. Se vai a vedere, io ho sempre avuto appunto i Monty Python come una delle cose che mi fanno più ridere in assoluto. Poi li riguardi recentemente e dici... cavolo, forse non mi fanno più così tanto ridere, perché l'umorismo evolve velocissimamente, quindi proprio la sfida grossa è riuscire a far ridere, appunto, siccome sono fumetti umoristici, la risata è l'obiettivo principale, riuscire a far ridere in un'epoca in cui ci sono 100 nuovi meme al giorno. E in un modo, tra l'altro, che sia rispettoso, perché spesso magari la risata la generi facendo delle battute, non noi, però dico, spesso magari le persone fanno battute abrasive, diciamo, per fare un eufemismo, mentre cercare di far ridere senza offendere la sensibilità di nessuno, tra virgolette, proprio miliardi di virgolette, cercare di far ridere tanto e in maniera rispettosa è difficile, ma pensiamo che sia possibile, ovviamente. È tutto un discorso molto ampio, no? Il sì, politicamente cominciamo parlare, corretto. Cominciamo a parlare di umorismo, stiamo qui da tipo 6 giorni. No, infatti è interessante, nel senso che... Ah, certo. Cioè, il discorso di politica di corretto, cioè, per non addentrarmi troppo, però è sempre un discorso di rispetto, invece, no? Se una persona vuole fare le cose in maniera rispettosa e un'altra persona non ha voglia di impegnarsi, parla della persona che cerca di avere rispetto degli altri come troppo politicamente corretta, che in realtà è solo un codice per dire non ho voglia di impegnarmi io. Cioè, nel senso, l'umorismo va preso anche molto spesso nel contesto in cui viene fatto, e quello è importantissimo. Chi lo fa, chi fa la battuta nel contesto in cui la fa e verso chi la rivolge, no? Sì. Quindi appunto, cioè, ci sono talmente tante sfaccettature che magari non la stessa identica battuta fatta da un comico non funziona fatta da un altro comico in un altro contesto. È chiaro anche con solo un tono diverso, esatto. Sì, basta semplicemente anche un tono. Cioè, è chiaro che non... è un discorso talmente... Cioè, veramente vorrei parlarne veramente per giorni. Però di un umorismo che dobbiamo proporre anche e soprattutto ai bambini, alle nuove generazioni, che comunque sono generazioni che sono abituate all'umorismo, di questo genere di umorismo, perché io comunque, e anche se io so che vede molti cartoni che adesso vanno molto tra le nuove generazioni. Cioè, io per esempio adoro Gumball di Cartoon Network, e è uno show per bambini, ma ha un umorismo pazzesco, freschissimo, strano. Ogni puntata fanno anche diversi tipi di umorismo, cioè c'è anche umorismo, come posso dire, umorismo sugli stereotipi, umorismo d'accusa verso gli stereotipi, umorismo che accusa razziale, ma lo fa poi in realtà al contrario, no? Cioè, nel senso, usa quello stereotipo razziale per in realtà accusare quel tipo di cosa, e lo fanno in uno show per bambini, e lo fanno nella maniera giusta, cioè nella maniera più rispettosa possibile, no? Cioè, comunque il messaggio passa chiaro.
poi alla sì, fine... Cartoon Network, esatto, per esempio è uno degli esempi positivi da questo punto di vista, no? Perché riescono a fare delle cose super moderne, super freschissime, ma rispettosissime di tutti i pubblici possibili, che è una cosa bellissima, veramente tantissimo. Io lì ho un disegno di Steven Universe di Rebecca Sugar. Io ti odio tantissimo per quella cosa lì. Il problema è che lo sono necessarie, perché senza vetrine di questo genere, un fumettista, una fumettista, ci sono tante strade per farsi le ossa, però, diciamo, farsele su una pubblicazione ampia è molto utile, anche per testarsi sulle scadenze, insomma, tutte quelle cose che fanno parte di fare del lavoro del fare i fumetti. Diciamo che non hanno avuto vita facile in Italia le riviste raccoglitori e raccoglitrici, però sicuramente erano epoche diverse, erano tipi di cose diverse, anche cose come magari K Magazine comunque cercava di riproporre lo Shonen Jump in Italia, ma con una cadenza diversa e con meno fumetti e con solo manga di un certo tipo. Quindi era un prodotto molto molto diverso da quello che proviamo a fare con Shonen Jump, che sono tutte cose originali comunque, perché cioè, in realtà alcuni tipi di vetrine ci sono in Italia, cioè Topolino racchiude centinaia di autori diversi, però per esempio è un unico, cioè è una delle uniche realtà che riesce a resistere, no? E proprio perché ha sotto un brand molto forte come Topolino. E secondo me, io sto cercando di creare, io personalmente sto cercando di creare un brand Scottex, tra virgolette, che sia quello che dà le radici forti a questo progetto o altri progetti che possiamo creare in futuro, nel senso che come appunto una persona può andare a comprare Topolino a scatola chiusa perché sa che comunque l'incipit ce l'ha perché si fida di un certo tipo di contenuti, io cerco di creare lo stesso tipo di fiducia, diciamo, sul far ridere e ridere strano e comunque essere super safe per tutti, nel senso che non usiamo le parolacce, non usiamo, insomma, cerchiamo di essere super rispettosi, ma questo non è una debolezza, secondo noi. No, ma secondo me appunto la difficoltà sta soprattutto nel lanciare un fumetto già di per sé, anche se è un autore unico, un fumetto senza... cioè a scatola chiusa. Cioè, oggigiorno le persone... non è più come una volta, no? Cioè io appunto mi ricordo quando io andavo in 15 anni, 16 anni, entravo in fumetteria e compravo tipo 20 numeri di un fumetto, cioè no, di un fumetto, di diversi fumetti, cioè 20 numeri uno di diversi, di diversi fumetti. Perché? Perché non avevo un altro posto in cui andare a leggere o a testare, ma magari, che ne so, su quei 23 li continuavo perché mi piacevano, gli altri li accantonavo perché nel primo numero non mi avevano preso. Al giorno d'oggi, cioè, le persone non fanno più così perché ormai c'è internet e su internet puoi già farti un'idea tranquillamente di ciò che ti piace e ciò che non ti piace. Puoi fare già una preselezione. Sì, quindi al giorno d'oggi è ancora più difficile lanciare un autore o un gruppo d'autori come una rivista contenitore partendo da zero. Cioè, forse è impossibile. È ovvio che dietro ci deve stare comunque un lavoro fatto prima, cioè il lavoro che ha fatto Sio, il lavoro che ho fatto io, il lavoro che comunque tutti quelli che stanno in Shonen Ciao bene o male hanno fatto, comunque bene o male tutti quanti siamo su internet da 10 anni almeno. Esatto, esatto. Quindi nel senso cioè io comunque faccio fumetti su internet da 10 anni, ho fatto anche fumetti ovviamente cartacei nel corso di questi 10 anni, cioè, io magari non sono proprio un esordiente, però in realtà nessuno di noi in Shonen Ciao è proprio un esordiente tecnicamente, è no, però a parte magari Eleonora Bruni che esordisce come scrittrice, nel senso sì. Che sì, è già disegnatrice di space opera, però sì. Quindi, cioè, è chiaro che alle spalle comunque c'è un lavoro fatto prima, cioè ovvero farci conoscere online, e quindi è anche sì, che è comunque strafamoso, è ovvio che anche quello ha già una rivista avviata in edicola,
è ovvio che anche quello poi dà il giusto sprint per cominciare la partita e farsi conoscere. È chiaro che magari tra quelli che comprano il primo numero e quelli che comprano il secondo numero ci sarà già la classica scrematura fisiologica, no? Cioè magari c'è quello che lo legge e dice no, non mi piace la storia di Dato, basta, non lo porto avanti, cose così. Cioè, se tutto vendesse come primo numero di Scottex Magazine, io vi starei parlando con un microfono di metallo più pesante. Ho già fatto la mia parte all'estero, sono felicissimo di essere tornato in Italia. Beh, comunque alle spalle ha un coso d'oro appeso al muro in ogni caso. Quello è vero, però me l'hanno inviato YouTube. Ormai io c'ho l'angolino di Zoom, così si vede Steven Universe, il libro, e questa è l'asciugamano del dottor Pira, che è diciamo il mio spirito guida. In realtà se rigiri la webcam intorno c'è tipo il mare, in realtà lui sotto è col costume in spiaggia. No, cosa stai parlando? Assolutamente no. E non ci sono assolutamente scatoloni per terra dappertutto. Io pure non posso inquadrare più di questo angolino perché ho scatoloni ovunque. La storia di Dado è sicuramente... No, cioè, a me diverte sempre tantissimo comunque come scrive Dado, perché spesso facciamo delle cose io come sceneggiatore e lui come disegnatore. Però mi piace... Cioè, purtroppo è diventato super bravo a scrivere anche quando fa le cose da solo, dannazione. Cioè, mi spiace quasi dargli da disegnare delle cose che scrivo io, perché è diventato talmente bravo a scrivere. Beh, in realtà poi quando scrivi tu, alla fine, cioè, facciamo una bozza della storia, la facciamo insieme. No, poi dopo tu è ovvio che ci butti in mezzo tutta la tua più roba. Cani. Esatto, più cani, più magia. Infatti ho notato che nella tua storia non ci sono ancora cani. Né nel primo, né nel secondo numero non mi piace. Nel terzo ci saranno solo cani. Sarà meglio. ti dico un'ultimissima cosa sul nome. Scusa, Shonen Chao, perché un paio di articoli ho visto che dicevano Shonen, quindi per ragazzini maschietti. In realtà, se vogliamo essere pignolissimi, Chao è il nome della rivista più venduta in Giappone per ragazze. Quindi è una crasi di Shonen Jump e Ciao, che sono le due riviste principali in Italia, di Shonen e di Shoujo. E quindi il nome è solo una cavolata che richiama questi due nomi, però unisce anche questi due pubblici per indicare che ci rivolgiamo a tutti. Ho letto un paio di articoli che dicevano che ci rivolgevamo a un pubblico maschile, mi spiaceva un po'. No, sì, perché comunque cerchiamo di essere sempre più inclusivi possibile, ed è brutto poi quando ci dicono che non è così. Se siete delle femmine, mi raccomando, non leggete questo momento. Con una carta che si scioglie in mano alle femmine, purtroppo. Terribile. Va bene.